senti 17. Allora mi diceva il consigliere Caruso che 10 minuti di sospensione. 10 minuti di sospensione. Nominiamo gli scrutatori e poi vi accordo i 10 minuti. Allora oggi scrutatori al maschile, l'altra volta erano tre donne se non mi sbaglio. Quindi stasera come scrutatori Furia, Di Stefano e Arena. Bravo. Antonio. No, ma già l'avevo, è che lo volevo scegliere anche come supporter per la lettura, però va bene, entrambi. Ok. Accordati 10 minuti di sospensione. Vi invito a sedervi che richiamo l'appello. Corsaro, Marchese, Tenerello, assente. La Spina, Abbadessa, Arena Antonino, Vitrano, Adornetto, Adornetto e assente. Furia, Zanghi, Arena Fabio, Lupo. Io l'avevo visto Lupo. Va bene, Lupo comunque c'è. Rapisarda è assente. Pestoni presente. Falà. Scaletta assente. Marino. Ceglie assente. Vittorio. Di Stefano. Santo Nocito. Consoli. Caruso e Puglisi. Ok. Buonasera a tutti, di nuovo consiglieri, invito il Corpo dei Vigili Urbani a sedersi, che ringrazio, buonasera al pubblico. Passiamo direttamente al primo punto all'ordine del giorno, che ha come oggetto l'approvazione, modifica ed integrazione al programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017-2019 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2017. Allora, in linea generali andremo a votare delle modifiche e delle integrazioni sul piano triennale delle opere pubbliche che riguarderanno e gli importi e diciamo le fonti di finanziamento. Per questo do la parola all'ingegnere Orlando. Sì, è presente Lupo. Do la parola all'ingegnere Orlando. Grazie, buonasera ingegnere. Sì, grazie, buonasera. Allora, vi illustravo le proposte contenute, le proposte di modifica e integrazione al programma triennale delle opere pubbliche che è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale del numero 21 del 5 maggio del 2017. E sostanzialmente le modifiche contenute nella proposta sono 10, articolate su 10 punti. E alcune riguardano soltanto modifiche tecniche, tipo la prima che riguarda sostanzialmente soltanto il lavoro attualmente in corso di sistemazione stradale del collegamento viario tra della strada comunale Pezzamandra e la via Salerno, che riguarda sostanzialmente lo spostamento di una parte della spesa che era stata prevista nel bilancio nel 2018 invece tutta nel 2017. Il secondo punto di modifica riguarda la modifica della fonte di finanziamento dell'intervento di riqualificazione efficientemente energetico degli impianti di pubblica illuminazione previsto nel vigente programma triennale delle opere pubbliche con l'utilizzo del fondo Jessica e del mutuo, del prestito Jessica più un prestito della Cassa Depositi e Prestiti, e il trasferimento previsto con su questo è presente con un emendamento che ne prevede invece la sostituzione della fonte di finanziamento da fondo Jessica a trasferimenti regionali. Per quanto riguarda invece il terzo punto, riguarda invece l'incremento della spesa complessiva dell'intervento di realizzazione di un parcheggio di interscambio nell'area a nord di via Municipio e via Madonna degli Ammalati, già previsto nel vigente programma triennale per una spesa di 394.000 euro. Invece la proposta, che ne prevede un ampliamento dell'intervento, prevede un aumento del costo dell'intervento a 650.000 euro, con utilizzo di trasferimenti regionali per l'importo già definito dal decreto già pubblicato dall'assessorato alle infrastrutture, per una parte dell'avanzo vincolato che sarebbero fondi comunali,
e per la restante parte invece mediante utilizzo di residui di mutui. Invece per quanto riguarda il quarto punto, riguarda invece, sono anche questo un semplice adeguamento dell'importo, perché su questo abbiamo già aderito ad un bando nel mese di luglio per la realizzazione dell'isola ecologica a servizio della raccolta differenziata in contrada serra, già previsto nel vecchio programma triennale, però nell'annualità 2018 invece la modifica ne prevede l'anticipo all'annualità 2017 e l'incremento del costo da 580.000 a 880.000, ma la differenza è legata al fatto che il progetto che è stato presentato all'assessorato per il finanziamento prevede anche l'acquisto di attrezzature per quanto riguarda per l'isola ecologica. La quinta modifica invece riguarda un intervento già previsto nel vecchio programma triennale delle opere pubbliche, che sarebbe il rifacimento in erba sintetica del campo di calcio Valentino Mazzola di via San Rocco Vecchio. La modifica ne prevede un incremento dell'importo complessivo a 800.000 euro e l'anticipo all'annualità 2017 e la realizzazione mediante ricorso a un prestito dell'Istituto del Credito Sportivo. Per quanto riguarda invece la sesta modifica, e riguarda sempre anche questo un intervento già previsto nel vecchio programma triennale delle opere pubbliche, che sarebbe la realizzazione di marciapiedi lungo la strada per San Giovanni Galermo. In questo caso la modifica riguarda soltanto l'anticipo dell'annualità al 2017, era prevista per il 2018, e invece era in parte diciamo anticipo nel 2017 per 200.000 euro, per la restante spesa di 213.000 euro invece nell'anno 2018. Il settimo intervento, invece la settima modifica, riguarda l'inserimento di un nuovo intervento invece di ristrutturazione della rete idrica comunale in contrada Serra Belvedere e sulle vie, diverse vie, Cutelli, Spedalieri, Vaccarini, Moschetti, Dalla Campana eccetera. L'importo complessivo dell'intervento è di 500.000 euro da realizzare mediante devoluzione di residui di mutui. L'ottava modifica invece riguarda anche questa, l'inserimento di un nuovo intervento relativo alla manutenzione straordinaria del tratto della ex strada provinciale 12/2, il tratto di competenza comunale che va diciamo dallo svincolo dei Sieli fino al Ponte Rosa, per una spesa complessiva di 430.000 euro da finanziare mediante la devoluzione di residui di mutui. La nona modifica riguarda l'inserimento invece di un nuovo intervento relativo alla manutenzione straordinaria e adeguamento viario della strada comunale Viola per una spesa di 120.000 euro con fonte di finanziamento avanzo vincolati, annualità 2017. L'ultima modifica inserita nella proposta di delibera riguarda invece l'inserimento di un nuovo intervento di ristrutturazione e ampliamento con l'inserimento di tribune della struttura sportiva polivalente Palatenda in via San Rocco Vecchio. L'importo complessivo della spesa è stato stimato in 800.000 euro e la fonte di finanziamento indicata è il mutuo dell'Istituto per il Credito Sportivo, annualità, questa divisa in due anni, 200.000 euro nell'anno 2017 e 600.000 euro nell'anno 2018. Poi gli emendamenti forse... Di un emendamento che riguarda presentato dall'amministrazione comunale, che sostanzialmente due già li ho già indicati, che sarebbero la sostituzione di due dei 10 punti già contenuti nella delibera, che sarebbero il primo, il secondo punto e il terzo punto, essenzialmente quello della riqualificazione efficientemente energetico dell'impianto di pubblica illuminazione, che sarebbe il primo emendamento, che prevede di sostituire quel punto con la modifica della fonte di finanziamento da fondi Jessica, Cassa Depositi e Prestiti a trasferimenti regionali, e il secondo emendamento che invece prevede appunto di sostituire il secondo, diciamo, la seconda modifica già indicata nella proposta di delibera con quella che io già ho illustrato, che sarebbe quella dell'incrementare l'importo complessivo dell'intervento relativo al parcheggio di interscambio nell'area di via al nord di via Municipio su via Madonna degli Ammalati, con l'incremento del costo a 650.000 euro e le diverse fonti di finanziamento che ho già detto, che sarebbero il trasferimento regionale, l'avanzo vincolato e la devoluzione di residui mutui. Gli altri tre emendamenti sono invece uno relativo alla costruzione
cioè sarebbe relativo praticamente ad una modifica di un intervento già incluso nel programma triennale delle opere pubbliche, che sarebbe l'intervento relativo alla costruzione di un edificio scolastico nella frazione Belsito, istituto comprensivo Leonardo Sciascia, già inclusa nel vecchio programma triennale delle opere pubbliche nell'annualità 2018 e da realizzare mediante trasferimenti statali. E siccome vi è in corso un bando della regionale che prevede il finanziamento di scuole cosiddette innovative, scuole per l'infanzia, in aree però di proprietà comunale, noi è stata individuata l'area di proprietà comunale sita in, sarebbe l'attuale piazza Mercato di Belsito, sita fra via delle Margherite e via Currulo, e quindi per quest'opera è stato previsto di modificare, oltre che la denominazione, da costruzione, da semplice costruzione di edificio scolastico a costruzione di una scuola innovativa proprio per l'infanzia 0-6 anni nella frazione Belsito, e poi la fonte di finanziamento da trasferimenti statali a trasferimenti regionali e l'annualità dal 2018 al 2017 e conseguentemente anche la priorità dalla seconda priorità, che sarebbe priorità media, alla prima priorità, che sarebbe priorità massima. Conseguentemente a questo emendamento vi è il quarto emendamento, che prevede di eliminare l'intervento già individuato nel piano triennale relativo alla manutenzione straordinaria della piazza Mercato, che è già previsto per una spesa complessiva di 250.000 euro con utilizzo, con finanziamento mediante avanzo di vincolato di mutui. Infine l'ultima modifica riguarda l'ultimo emendamento riguarda l'inserimento di un nuovo intervento denominato appunto costruzione di un immobile polifunzionale adibito ad attività produttiva per l'inclusione lavorativa in agricoltura sociale nell'area confiscata alla mafia sita incontrata a Vazzano. Questo è un intervento già stimato in complessivi 600.000 euro da realizzare in un'area già un'area, diciamo, del comune che è stata confiscata alla mafia, da realizzare partecipando ad un bando regionale che è una linea di intervento del PIO FESR 2014-2020 che prevede questa tipologia di finanziamento e per questo tipo di interventi su aree proprio confiscate alla mafia, per una spesa complessiva di 600.000 euro da finanziare, diciamo, nell'anno 2017. Questo sarebbe il quinto emendamento. Grazie ingegnere Orlando. Quindi cominciamo a votare. Prego. Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali. Come gruppo volevamo chiedere se il Consiglio è d'accordo anche 10-15 minuti di sospensione, perché noi avevamo chiesto i progetti, le copie dei progetti agli uffici di competenza, le abbiamo chiesti anche tempo fa, per appunto avere una contezza anche della valutazione dei vari interventi nello specifico. E non date, dico, fino ad oggi ci sono le proposte, ci sono e sono nella carpetta del progetto. Io posso sì, quello che c'è scritto, vorrei dopo do la parola al presidente della vorrei che magari ci sono, dicevo, di bontà dei consiglieri comunali, visto che dico, diciamo, per capire anche questi emendamenti ed entrare nel merito un attimino sulla verifica delle proposte, non sono progetti esecutivi ma sono comunque idee su carta. Presidente, lei voleva dire quindi, qualcosa? Se è possibile, se è una cosa possibile, se è una cosa fattibile, se non è fattibile, voglio dire. Sì, io rispondo dicendo che la Commissione ha avuto la possibilità di avere il funzionario che ha messo a disposizione dei progetti, è sceso. Evidentemente, io lo dico a tutti quanti, se qualcuno era interessato poteva anche venire là. Non ho niente nei confronti del consigliere Corsaro, però c'è stata la possibilità, perché Orlando è stato in commissione e anche il sindaco è stato in commissione e l'assessore Marchese e sono venuti l'altro ieri in commissione. Io più che 10 minuti, cioè, diciamo, io non sono d'accordo alla sospensione. Se lei ha qualche ecco. domanda da fare, penso che abbiamo tutta la disponibilità. No, dico, da parte sia no, del sindaco sappiamo, che del però, dico, quando dell'ingegnere è stata fatta Orlando. La, sì, grazie Presidente. Quando è stata fatta la proposta di delibera giunta che è passata, io allora mi recai con il consigliere Cegli e mi ha messo per iscritto la richiesta di diciamo, per visionare la progettazione preventiva, non è un esecutivo, giusto? E penso che sia anche un dovere dei consiglieri capire che cosa si sta parlando e hanno diritto a avere le carte. Le carte non le abbiamo avute, un mese fa le abbiamo chieste noi. Quindi non è un'accusa
nei confronti di nessuno, però è per capire perché, ad esempio, c'è il progetto del campo che è di 800.000 euro di rifacimento del manto sintetico. Ecco, ma è stato, ascoltami, io Gisella, e appunto l'esigenza nasce che volevamo capire perché 800.000 euro, perché oggettivamente a noi sembrano un po' troppini. Poi ci sono anche altre richieste. Questo è un emendamento. Al momento in cui arriviamo all'emendamento, se non siete d'accordo, non votate sfavorevole. C'è il capo dell'ufficio, certo, il capo d'amministrazione, e siamo qua per pronti a rispondere ogni aspetto di ogni cosa. Fate le domande e ci arriviamo. Do la parola. Prego, consigliere Marchese. Decisiva, quando si fa, ancora è un preventivo, è un preliminare. Poi, quando si farà, ci sarà un genio civile, ci sarà la gara, ci sarà tutto. Quindi non sono cose nascoste, sono cose alla luce del sole, in base ai costi che bisogna effettuare per realizzare l'opera. Non è che fa un sindaco, gli fanno i tecnici. Ci saranno dei tecnici che realizzeranno. Sindaco. Grazie sindaco, diamo la parola al consigliere Marchese. No, io volevo semplicemente dire al collega che da quando questa amministrazione si è insediata, questo assessorato in maniera specifica più volte ha aperto i faldoni. Ci sono state richieste, e ne sono testimoni alcuni suoi colleghi di opposizione, a me personalmente non è arrivata, se lei me lo diceva non c'è alcun problema. Le dico con sincerità, se fosse stata iniziata a me non è un problema. No, no, mi permetta, io le sto dicendo come altri, anche in maniera informale, altri colleghi di opposizione mi hanno chiesto di guardare i progetti, li abbiamo sempre fatti visionare a tutti, credo che me ne si possa dare atto. Quindi qualunque richiesta c'è stata, mi dispiace che possibilmente per un errore interno non è arrivata a me, ma le assicuro che l'avrei chiamata sia a lei che al consigliere Sceglie, come ho fatto col Movimento 5 Stelle o con altri colleghi, per visionare tutti i progetti allo stato in cui sono, perché è un vostro diritto. Figuriamoci quando si va a votare l'aggiornamento del piano triennale. Quindi una volta che questa è stata la modalità, abbiamo partecipato ad alcuni bandi, abbiamo aperto veramente i faldoni a tutti, mi dispiace di ciò che è accaduto, il futuro mi chiami e non ci saranno problemi. Grazie assessore. Prego sindaco. Le cose, cari, una somma così sommaria, quando poi si realizzerà il progetto esecutivo si conoscerà la somma, anziché 800 sarà 740, sarà 810, non è ancora la somma definitiva questo progetto, ma è troppo, ma non lo devo dire io, lo deve dire il tecnico che realizzerà l'opera. D'altra parte quest'opera non è che si fa a un amico, ci sarà un bando pubblico, parteciperanno 300 ditte, ci sarà l'istituto che farà solo le gare, quindi che c'è? Se è troppo non lo devo dire io, il tecnico mi deve assicurare un'opera seria, come è giusto, e poi si faranno i conti, quindi non siamo noi i tecnici per stabilire se un'opera costa 700, 600, 800, lo faranno i tecnici perché sono pagati per questo motivo. Noi dobbiamo avere l'idea generale, la facciamo quest'opera o non la facciamo? Se poi il tecnico ne stabilisce quello che è, poi ne prenderemo atto. Ma oggi siamo nel senso di metterla nel piano triennale, non c'è il progetto esecutivo. Ma sì, ma io, è sommario. Ma sai, capace che poi c'è la riduzione del 200%, del 40%, la ditta che partecipa, come possiamo fare? Siamo noi che stabiliamo prezzo, che ne sappiamo noi? Noi siamo l'organismo politico che stabilisce se è bene realizzare un palatenda in un modo moderno con una tribuna, se è bene fare un campo Mazzola con l'erba sintetica, questo dobbiamo, poi i tecnici stabiliranno il costo, non siamo noi quelli che possiamo definire il costo, questo vale per tutte le opere che entrano qua dentro. L'altro è poi l'esecutivo, a dirò genio civile, poi va qua, va là e poi se ne parla. Noi siamo un organismo politico amministrativo, quindi dobbiamo accettare in sé o non accettare l'opera che si propone. Grazie sindaco. A questo punto se lei, prego, dottoressa Badessa.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Io volevo approfittare della presenza dell'ingegnere Orlando perché fra i vari punti mi ha colpito parecchio un emendamento che riguarda la strada viola, per motivi a me molto cari, io ho dei parenti là, e quindi volevo capire se avete un po' idea di in che cosa consistono questi ammodernamenti che volete apportare, anche se in linea di massima. Grazie. Sì. Noi in precedenza, siccome abbiamo realizzato il senso unico, perché un doppio senso è impossibile, per salvaguardare l'incolumità delle persone l'abbiamo realizzato il senso unico. Sono venuti dei gruppi di persone che sono interessati. Dice, ma come? Come facciamo a senso unico? Noi abbiamo detto, se ci date l'aria, allarghiamo i punti e così ritorniamo a farlo a doppio senso. A parole, alcuni hanno detto sì, vediamo l'aria. Quando ci dissimo date nell'aria, hai a parlare con mio marito, hai a parlare con mia moglie, fatto questa gara e non ce l'hanno dato. Ora noi, per realizzare quel progetto e rendere l'aria a doppio senso, facciamo l'esproprio, siamo a provare che cosa provamo e realizziamo la strada in modo da garantire la sicurezza e renderla a doppio senso. Sono stato chiaro? Ora a questo punto io direi che dobbiamo risolvere. Possiamo passare alla votazione degli emendamenti? Di Stefano? Sì, prego. Buonasera signor Sindaco, buonasera assessori, buonasera consiglieri, buonasera cittadini presenti. Volevo chiarire un po' la nostra posizione prima di andare a votare singolarmente, punto per punto, quelli che saranno gli interventi. Vedremo. Allora, innanzitutto noi... Noi abbiamo una certa idea di opposizione. L'opposizione deve servire per andare a opporsi a ciò che non si ritiene necessario, a ciò che si ritiene non utile per il cittadino, e quindi non deve andare a toccare quelli che sono interventi che invece si possono essere ritenuti utili. Quindi le nostre votazioni sui vari punti saranno diverse, quindi non appoggiamo interamente tutti i punti e dobbiamo ovviamente far notare alcune perplessità, ma questo è il modo che riteniamo sia giusto di fare opposizione. Per quanto riguarda il primo punto, ok, va benissimo, siamo stati pochi giorni fa a visionare un po' la via Salerno insieme a un cittadino che aveva fatto che aveva richiesto una nostra intercessione per quanto riguarda la possibilità di realizzare dei dossi in quella strada, e in commissione con l'assessore Marchese abbiamo un po' visto la situazione e si potrebbe fare il tutto, okay, eventualmente. Scusi se la interrompo, sì. Di Stefano, io sì. Sono d'accordo alla, certo, sua dichiarazione di voto, però credo che sia più opportuno sarò molto breve. Emendamento per emendamento, cioè leggiamo il primo emendamento. Okay, allora io concludo qui e poi era per non ripetermi più volte, no, dover parlare più volte. Non si preoccupi invece, così andiamo. Completo. Ok, quindi per il primo punto, vista la disponibilità dell'assessore, il nostro voto sarà positivo. Riteniamo sia necessario completare la strada nel minor tempo possibile, anche per garantire ai cittadini la sicurezza di avere una strada in cui i bambini comunque possano transitare senza il pericolo di venire investiti da veicoli che si muovono ad alta velocità. Per ora ho concluso. Grazie. Naturalmente le darò la parola ogni volta che ne avrò bisogno. Allora, quindi il primo emendamento, la realizzazione per l'intero importo di 500.000 euro nell'annualità 2017 dell'intervento sistemazione stradale del collegamento viario tra la strada comunale Pezzamandra dall'interno di via Muscalora e la via Salerno nella frazione Montepalma, aumentando di 200.000 euro la stima di costo per l'anno 2017 e riducendo di pari importo la previsione per l'anno 2018. Votiamo. Sì? Siete tutti d'accordo? C'è il sindaco. Si sta votando il primo emendamento che ho letto, il primo punto con la modifica. Il primo punto, praticamente io... Quando c'è quello sostitutivo io leggo direttamente quello sostitutivo.
anziché 200.000 euro o 2018 li portiamo quest'anno, facciamo andare i soldi. Facciamo l'appello oppure? Siete d'accordo ai voti? Siete tutti d'accordo per questo primo, questa prima modifica? Sì, ok. Quindi per la prima, ok, allora la prima volta va bene, va bene. Corsaro, Marchese, Tenerello è assente, La Spina, Abbadessa, Areno Antonino, Vitrano, Adornetto assente, Furia, Zanghi, non l'abbiamo sentita Zanghi, sì, Arena, Fabio, Lupo, Rapisardo assente, Pestoni, sì, Falà, Scaletta assente, Marino, Celli assente, Vittorio, Di Stefano, Sant'Onocito, Consoli, Caruso, Puglisi, quindi sono? Allora, emendamento numero 1. La modifica della fonte di finanziamento dell'intervento riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione da prestito Jessica più CDP a trasferimenti regionali, in sostituzione di la modifica della fonte di finanziamento e del sistema di realizzazione con incremento dell'importo complessivo previsto da 400.791.650 a no, da 4 milioni a 5 milioni dell'intervento, scusate ma non mi sento neanche bene, dell'intervento riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione da prestito Jessica, contratto di appalto a finanza di progetto con apporto di capitale privato ex articolo 183 del decreto legislativo 50/2016, contratto di concessione. Questo è l'emendamento numero 1. Scusi. Non è più fondo Jessica. Ok. Dichiarazione di voto per... Prego. Dove essere d'accordo, Grillino? Aspetta. Ci siamo? Ok. Vedremo. Inizialmente in realtà non eravamo d'accordo. Prima dell'emendamento. Prima dell'emendamento non eravamo d'accordo perché noi siamo, è stato citato un articolo, ossia l'articolo 183, l'articolo 183 del decreto legislativo numero 50 del 2016, che riporta al comma 2 la seguente dicitura: il progetto di fattibilità predisposto all'amministrazione aggiudicatrice, il progetto di fattibilità da porre a base di gara e redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In pratica ci si aspetta che chi vada a finanziare il progetto se lo tra virgolette accolli così per com'è, senza, esatto. Quindi il nostro voto, che prima era no, alla luce di questo emendamento diventa sì. Grazie. Allora, stessa votazione, se siamo d'accordo per la stessa votazione andiamo avanti. Stessa votazione? Stessa votazione, viene approvato. Allora, emendamento numero 2. Incremento dell'importo complessivo dell'intervento a realizzazione di un parcheggio di interscambio nell'area nord di via Municipio su via Madonna degli Ammalati da 394.000 a 650.000. Fonte di finanziamento, trasferimenti regionali 223.000, più avanzo vincolato investimenti 87.000, devoluzione residui mutui 340.000, l'annualità è 310.000 euro più 87.000 euro più 223.000 euro nell'anno 2017 e 340.000 invece nell'anno 2018. Ci sono dichiarazioni di voto? Basta che poi ci vote favorevole il sindaco. Spiegarmi prima ed evitare volta per volta. Per quanto riguarda il discorso del parcheggio, quindi sia l'emendamento che il punto in essere, fondamentalmente ci ritroviamo dopo tante polemiche nel corso
dell'anno precedente, a dover incrementare ulteriormente, oltre quello che era già previsto nel punto, quelli che sono i finanziamenti per questo progetto. Ora, alla luce della discordia portata da questo progetto anche tra esponenti dell'amministrazione che adesso sono insieme in maggioranza, noi abbiamo deciso di astenerci e quindi di valutare la bontà del progetto successivamente. Okay, grazie. Allora a questo punto andiamo a votare. Sì, Corsaro, astenuto. È astenuto anche Corsaro. Corsaro astenuto, Marchese. Sì. Tenerello assente. La Spina. Abbadessa. Areno Antonino. Vitrano. Silenzio. Silenzio, se no non sento la votazione. Adornetto. Non c'è. Furia. Zanghi a questo punto astenuta? O non c'è? Assente. Arena Fabio. Lupo, sì. Rapisardo assente, Pestoni sì, Falà, sì. Scaletta assente, Marino, sì. Ceglie assente, Vittorio, sì. Di Stefano, sì. Sant'Onocito, sì. Consoli, Caruso, sì. Puglisi astenuto. Quindi quanti? Presenti 19, 16 favorevoli e 3 astenuti. 15 favorevoli e 3 astenuti. Approvato. Allora, il 4. Incremento dell'importo complessivo dell'intervento a realizzazione di un'isola ecologica a servizio della raccolta differenziata in contrada serra da 580.000 ad 880.000 con l'anticipo all'annualità 2017. Votiamo? Questo è un punto. Questo è un punto. Questo è un punto. Votiamo per il punto. Devo richiamare l'appello, stessa votazione? No, non è la stessa votazione. Corsaro? Marchese? Tenerello? La Spina? Abbadessa? Arena? Vitrano? Adornetto assente? Furia? Zanghi assente? Arena? Lupo? Rapisardo assente? Pestoni sì? Falà? Scaletta assente? Marino? Celli assente? Vittorio? Di Stefano, favorevole. Ecco perché cambia. Favorevole stavolta. Di Stefano, per questo abbiamo cambiato. Sindaco, dobbiamo chiamarlo l'appello. Sant'Onocito. Consoli. Caruso. Puglisi. E quindi? Alleggerire questa importante seduta dalla quale dipenderanno tante iniziative che faremo nel corso di 5 anni, non so cose che si fanno in un giorno. Voglio dire che l'atteggiamento, per me tutti i consiglieri hanno diritto di parlare, di esprimersi eccetera eccetera, e l'opposizione ha la stessa dignità della maggioranza, questo è da mettere, neanche c'è bisogno di dirlo, però voglio dire, questi giovanotti di Grillini, li chiamo giovanotti perché sono educato sito, rispetto a me mi possono venere figli o nepoti, figli sicuro. Qual è il fatto? Voglio assicurarli che in fondo questa amministrazione da me diretta è un'amministrazione grillina, capite? E ve lo voglio dire, lo dovete sapere, nell'arco di 5 anni passati, dal 2012 al 2017, nei 5 anni, il sottoscritto, riducendosi l'indennità, ha fatto risparmiare al comune in 5 anni 126.000 euro rispetto all'indennità d'usino che si pigliava nei 5 anni prima, 2007-2012. La giunta, compreso il presidente del consiglio, nei 5 anni ha fatto risparmiare al comune 450.000 euro. Quindi se il vostro problema era chiedo che acca sa risparmiare, siamo alleati, perché già abbiamo dato prova che per noi lavorare per il comune è un servizio e è un modo per portare l'indennità a casa. Quindi
vi voglio salutare con piacere nella casa del comune, e la vostra gioventù e la vostra passione che io vedo è una cosa positiva, che abbiamo tanto bisogno, solo non ce la facciamo, assieme per le cose giuste possiamo lavorare. Quindi benvenuti nel comune, e io dico anche nella maggioranza, io vi aspetto nella maggioranza. Quindi dobbiamo far... Grazie sindaco, passiamo avanti. Scusate di questa mia interruzione. Va bene. Allora, siamo al sesto punto, la modifica della fonte di finanziamento con incremento dell'importo complessivo previsto da 450.000 ad 800.000 dell'intervento rifacimento in erba sintetico del campo di calcio Valentino Mazzola di via San Rocco Vecchio, da trasferimenti regionali a mutuo dell'istituto sportivo con anticipo dell'annualità 2017 e stima dei costi per 200.000 nell'anno 2017 e 600.000 nell'anno 2018. Stessa votazione? Sì? Ah, è arrivato, quindi... Sì, a parte la presenza del consigliere. E mi dispiace, dopo queste belle parole rivolte da noi, a questo punto dover dissentire su questo punto. Diciamo che ciò che caratterizza il Movimento 5 Stelle non è tanto il discorso degli risparmi e tutto il resto, questo è qualcosa che viene all'inizio per apportare quella che è un'opera riformatrice della politica, che troppo spesso nel corso degli anni si è dimostrata sprecona e si è dimostrata anche corrotta. Non parlo io, non parlo del caso particolare, parlo in generale, questa è la missione iniziale del Movimento 5 Stelle, ma non è solo questa, una delle missioni fondamentali... Per favore, la suoneria dei cellulari, scusi. No, cos'è? No, okay. Non è soltanto l'unica missione, oltre la propensione ambientalista abbiamo anche la massima partecipazione del cittadino, quindi ciò che noi ci proponiamo come gruppo e in generale come movimento è quello di portare il cittadino dentro le istituzioni e renderlo partecipe di quanto viene fatto. Detto questo, purtroppo per quanto riguarda questo punto non possiamo trovarci d'accordo, non al momento almeno, non tanto per le cifre, ma più che altro per l'accensione di un mutuo che, insieme a quello relativo al Paladenda, raggiunge il 1.600.000 euro, e a noi non vediamo allo stato attuale la necessità di un ulteriore mutuo, sebbene a tasso zero. Quindi, nel rispetto di ciò che noi riteniamo giusto per questa comunità, abbiamo deciso di votare no a questo e successivamente all'inserimento dell'intervento di ristrutturazione del Paladenda. Va bene, grazie. Passiamo alla votazione. Corsaro? Astenuto. Marchese? Sì. Tenerello? Che è rientrato. La Spina? Abbadessa? Assente. Arena? Antonino? Vitrano? Adornetto? Assente. Furia? Zanghi? Arena Fabio? Sì, astenuta Zanghi. Lupo? Rapisarda, assente. Pestoni, favorevole. Falà? Sì. Scaletta, assente. Marino? Sì. Ceglie, assente. Vittorio? Sì. Di Stefano? Santo Nocito? Consoli? Caruso? Sì. Puglisi? Quindi? Favorevole con 19 presenti? Sì, due contrari sono Di Stefano e Puglisi, due contrari, due astenuti e 15 favorevoli. Andiamo. Sì. Allora, la modifica della fonte di finanziamento dell'intervento realizzazione dei marciapiedi lungo la strada per San Giovanni Galermo. Da trasferimenti regionali a devoluzione residui mutui con anticipo all'annualità 2017 stima dei costi per 200.000 euro nell'anno 2017 e di 213.000 nell'anno 2018. Votiamo? Stessa votazione o è cambiata qualcosa? È cambiata. Allora votiamo. Corsaro? Corsaro sì? È all'unanimità? Tutti favorevoli? E questo qui? Sì. Ok. I presenti sono 19 con 19 favorevoli, all'unanimità. L'inserimento del nuovo intervento.
intervento ristrutturazione della rete idrica comunale in contrada Serra Belvedere, via Cutelli, Spedalieri, Vaccarini, Moschetti della Campana, Duca di Camastra e Branciforte. Importo complessivo 500.000 euro, fonte di finanziamento, devoluzione residui mutui, annualità 200.000 euro nell'anno 2017 e 300.000 nell'anno 2018. Stessa votazione? Sì? Ok, all'unanimità 19 favorevoli. Inserimento del nuovo intervento manutenzione straordinaria dell'ex strada provinciale 12-2, tratto di competenza comunale fino al confine territoriale, importo complessivo 430.000 euro, fonte di finanziamento, devoluzione residui mutui, annualità 200.000 euro nell'anno 2017 e 230 nel 2018. Stessa votazione? Chi è uscito, la badessa? E allora? Diciannove. No, no, c'è Matteo. C'è Marchese pure. Allora, inserimento del nuovo intervento manutenzione straordinaria adeguamento viario della strada comunale, della strada comunale Viola, importo complessivo 120.000 euro, fonte di finanziamento avanzo vincolato, annualità 2017. Questo è il punto 9. Votiamo, stessa votazione? Prego. Sì, per quanto riguarda questo punto, visto il poco tempo per il passaggio in commissione, non di certo per colpa del Presidente, che anzi si è sempre dimostrato in gamba e sempre pronto a far arrivare il tutto nei tempi giusti, ma vorremmo sapere, prima di poter votare, in cosa consiste questo intervento, cioè manutenzione straordinaria, ma rispetto a cosa? 8 curve? Ok, sì, così facciamo anche. Okay. E quindi volevo sapere, stessa votazione, siamo 19 favorevoli, ok, passiamo al punto successivo. Inserimento del nuovo intervento ristrutturazione ed ampliamento con l'inserimento di tribune della struttura sportiva polivalente palatenda di via San Rocco Vecchio, importo complessivo 800.000 euro, fonte finanziamento mutuo, annualità da 200.000 nell'anno 2017 a 600.000 nell'anno 2018. Silenzio. Votiamo, stessa votazione? Voi vi astenete? Si astengono Corsaro e anche voi astenuti? Un attimo solo, volevo dire, consiglieri del Movimento 5 Stelle, se il comune non fa mutui, chiude, non possiamo fare nulla. Questo lo dico per oggi, per domani, per voi, un comune e altri, o spese correnti o spese di investimenti. Con gli investimenti, se non fai i mutui, e li possiamo fare perché abbiamo le carte in regola, non possiamo fare nulla. Non è, le spese di corrente sono per pagare le impiegate, e quindi chi si preoccupa dei mutui non sa che l'amministrazione non può fare nulla senza mutui. Li dividi in 30 anni, ma nel frattempo fra le opere, fra le cose che gode la società, a parte il fatto che facendo investimenti crea lavoro. E quindi dobbiamo essere lieti. Se faceva investimenti per cretinate, dice, ma che bello, i soldi. Quando il comune fa investimenti significa che vuole realizzare cose e che vuole dare incentivo all'economia, a farle travagliare a tutti. Quindi non dobbiamo essere diffidenti rispetto ai mutui, che è la fonte di vita del comune. Grazie. Ok? Allora, undicesimo è nuovo, un emendamento. Relativamente all'intervento individuato nella scheda 2 con il numero progressivo 49, la modifica della denominazione da costruzione edificio scolastico nella frazione Belsito,
per l'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia a costruzione di una scuola innovativa, polo per l'infanzia 0-6 anni nella frazione Belsito, area proprietà comunale sita in via delle Margherite e via Currulo. La modifica della fonte di finanziamento da trasferimenti statali a trasferimenti regionali. La modifica dell'annualità da 2018 a 2017. Modificare la priorità da 2 media a 1 massima, come ci aveva già preannunciato l'ingegnere Orlando. Votiamo? C'è l'unanimità per questo? Tutti favorevoli? Siamo 19 favorevoli. Perfetto. 12, emendamento numero 4, l'eliminazione dell'intervento individuato nella scheda 2 con il numero progressivo 7 denominato manutenzione straordinaria della piazza mercato sita nella frazione Belsito ed ampliamento dell'annesso fabbricato da destinare ad uffici delegazione comunale, importo complessivo 250.000 euro, fonte di finanziamento avanzo vincolato mutui, annualità 2017 150.000 e 2018 100.000. siamo tutti favorevoli? Astenuti? Astenuti, quindi su 19, 15 favorevoli e 4 astenuti. Sì. Allora, l'emendamento numero 5, il 13° punto. Allora, l'inserimento di un nuovo, sì, di un nuovo intervento, silenzio per favore, denominato costruzione di un immobile polifunzionale adibito ad attività produttiva per l'inclusione lavorativa in agricoltura sociale nell'area confiscata alla mafia sita in Contrada Vazzano. Importo complessivo 600.000 euro, fonte di finanziamento fondi UE, annualità anno 2017. Per questo qui siamo tutti favorevoli? Vi astenete? Corsaro e Zanghi? Astenuti. Ok, quindi 15 favorevoli e 4 astenuti. Approvato questo ultimo. Ok, adesso votiamo per la proposta così come per effetto degli emendamenti, sì, così come emendata. Votiamo? Quanti siamo tutti favorevoli? I presenti per la proposta? Sì. Astenuti? Quindi 15 favorevoli e 4 astenuti. Anche i crocchini si astengono. Ah, che delusione. La proposta viene approvata e quindi possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno. Per l'immediata esecutività. Possiamo farlo l'immediata. Per l'immediata esecutività, stessa votazione? Stessa votazione. Prego, assessore Marchese. Io volevo ringraziare tutto il Consiglio Comunale, in maniera specifica la seconda commissione consiliare con la Presidente Vittorio, con tutti i membri, perché ci siamo ritrovati subito dopo le elezioni. Io personalmente in primis mi sono trovato con dei cantieri che sono frutto addirittura del primo piano triennale votato 5 anni fa. Ecco perché giustamente il sindaco diceva questo è fondamentale, perché da questo piano triennale partiranno opere che, come avete visto, riguardano tutto il territorio, quasi tutti i quartieri della nostra comunità di Mister Bianco. E c'è stata un'accelerazione, è vero, ma questa accelerazione è dovuta semplicemente al fatto della possibilità che si potevano perdere dei finanziamenti. Sono contento che tutti l'abbiano capito, indipendentemente dal voto. Questa è stata la cosa fondamentale, quindi da questo punto di vista veramente volevo ringraziare tutti per l'ottimo lavoro che si sta svolgendo e nell'arco degli anni riusciremo a vedere i frutti di questo piano triennale. Grazie assessore. Quindi possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno, che è proprio la variazione al documento unico di programmazione, il DUP. È una conseguenza di questo, quindi se... Prego, Presidente. Sì, su questo voglio dire che c'è stata anche la possibilità, è venuta anche la dottoressa Di Mulo nella sesta commissione, anche se
questa variazione è dovuta, è una conseguenza del piano triennale, certo. Variando il piano triennale di conseguenza varia anche sia il DUP che il bilancio. Perfetto. Perciò dico, non c'è niente da discutere perché conseguenza al piano triennale, solo questo. Anche se la dottoressa Di Mulo è venuta lo stesso per spiegare a tutta la commissione. Grazie. E allora, per quanto riguarda, passiamo direttamente alla votazione. Stessa votazione riguardo per il DUP. Sì, abbiamo detto che appunto è una conseguenza del piano. E per conseguenza voi? Sì, no, ce l'abbiamo il parere. E quindi? Io questo sto aspettando. Quindi la votazione? Astenuti. Quindi 15 favorevoli e 4 astenuti. La proposta di variazione al documento unico di programmazione. Per l'immediata esecutività, stessa votazione. Sì. Okay. Quindi passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è la proposta di modifica della destinazione di piano da verde attrezzato a istruzione dell'obbligo di un'area di proprietà comunale ricadente ai sensi dell'articolo 19.3 in zona F3, attrezzature e servizi pubblici di quartiere. Qualcuno che vuole la parola? Anche se già avevamo già ampiamente spiegato questa cosa. Sì, perché già anche l'ingegnere... Sì, poi voglio dire solo sì. Per correzione, abbiamo avuto la possibilità sempre sia l'ingegnere e soprattutto il sindaco di venire, dove ci ha spiegato che c'è una grande possibilità di poter realizzare una scuola, siccome dico al di là del colore politico, realizzare una scuola a Belsito sarebbe una bella cosa e uno può accedere soltanto cambiando la destinazione di quella zona. Perciò l'abbiamo trattato anche, voglio dire, con questa cosa, perché c'erano anche dei tempi tecnici, non è stata una forzatura, in questo mi scuso con i colleghi perché abbiamo fatto anche autoconvocazione, ma è stato dovuto soltanto perché c'erano proprio dei tempi tecnici, solo questo. D'accordo, grazie. Presidente. C'è qualche dubbio? Possiamo passare alla votazione? Come? Ok, vi è arrivato il progetto, quindi facciamo la votazione. Siamo sempre 19 presenti. Chiamiamo l'appello, perché altrimenti qui mi stringo. Chiamiamo l'appello. È così. Corsaro? Sì. Marchese? Tenerello? La Spina? Abbadessa? Non c'è. Arena Antonino? Vitrano? Adornetto? Assente. Furia? Zanghi? Zanghi? Fuori. Assente. Arena? Fabio? Lupo? Rapisarda? Assente. Pestoni favorevole? Falà? Scaletta assente. Marino? Ceglie? Assente. Vittorio? Di Stefano? Favorevole. Santo Nocito? Consoli? Caruso? Puglisi? Sono 18 perché la Zanghi ha detto che era 7. Votiamo per l'immediata esecutività, stessa votazione? Stessa votazione, quindi con 18 voti favorevoli viene approvato. Ci sarebbe un punto che però mi avete detto che sì. Ci sarebbe l'ultimo punto all'ordine del giorno, che è la proposta di deliberazione. Sì, per l'approvazione del nuovo statuto
e regolamento della consulta giovanile. Prego, Presidente della Commissione. Presidente, Lupo. Grazie. Sindaco, assessori, consiglieri e pubblico. Abbiamo pensato, discusso nelle varie commissioni, perché questo regolamento è passato sia dalla quinta commissione che dalla prima commissione, che era affari generali, erano sorte ancora delle incongruenze anche di tipo concreto e strutturale anche nel regolamento stesso, per cui chiediamo di posticipare questo punto all'ordine del giorno e poterlo ritrattare nuovamente in commissione e poi portarlo in consiglio. Grazie. D'accordo. E in questo caso l'ho dato per scontato, è implicito, e in questo caso ritiriamo insomma, il punto all'ordine del giorno. D'accordo. Prego, Di Stefano. In conclusione, stasera. Sì, concludiamo. Stasera ho parlato anche troppo, forse. Mi scuso se i miei discorsi sono stati pletorici, ma mi premeva andare a valutare punto per punto quello che si andava ad approvare. Quindi abbiamo deciso di agire così di comune accordo con la collega Puglisi. Quello che mi preme dire alla luce di quest'ultimo dell'annullamento di quest'ultimo punto è andare ad esortare diciamo il Consiglio a rivedere la possibilità di rifare quelli che sono le conferenze dei capigruppi, di capigruppo, perché in questo modo si può evitare anche un passaggio del genere, così lo decidiamo prima e basta. Quindi se l'ordine del giorno non può essere... Di questo mi prendo responsabilità, esatto. Se vi devo un attimino ricordare che purtroppo le ultime conferenze di capigruppo non sono andate tanto bene. Ma io non posso dire personalmente c'ero e ho constatato l'assenza degli altri capigruppo, ma non è un'accusa nei confronti degli altri capigruppo. Però io sono d'accordo a lavorare in questa maniera. Per sottolineare l'importanza e poi soprattutto... A noi sono arrivati degli emendamenti adesso, non ci siamo potuti esprimere proprio perché sono arrivati all'ultimo momento. Dobbiamo, nel rispetto dei cittadini, avere la possibilità di valutare per tempo quelle che sono le proposte. Io capisco che può essere fatto, che il regolamento lo preveda, però è inammissibile che ci si presenti una cosa a fatto compiuto senza che noi la si possa verificare per tempo. Il nostro voto potrebbe essere anche favorevole, a noi non importa fare opposizione. Esatto. E poi... volevo concludere dicendo, signor Sindaco, siamo lusingati diciamo, delle sue parole nei nostri confronti, però speriamo di passare in maggioranza solamente attraverso le urne. Grazie. Grazie a tutti, buona serata. Consiglieri, qualcuno è interessato? C'è qualcuno che è interessato? Mi lasci la mail. Mi è arrivata, ora non abbiamo più scuse al prossimo.